Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi video spesa di più. Mi sono accorta che sul mio canale c'è un solo video dedicato a questo supermercato. Io invece ero convinta di aver dato più spazio a questo discount perché comunque vado spesso a fare la spesa lì, lo conosco bene anche i prodotti, ma non so per quale motivo alla fine mi sono svanita e non ho fatto video su questo supermercato. Ne ho fatto uno solo, ma volevo correre ai ripari perché comunque è un supermercato che è un pochino sottovalutato, ma che invece merita perché ci sono dei prodotti veramente ottimi, almeno per quello che è il mio gusto personale. Io mi sono sempre trovata benissimo. Quindi direi di partire subito facendo però una piccola premessa. Io ho fatto la spesa ieri sera, ma vi faccio vedere le cose oggi perché ieri sera non ho avuto assolutamente il tempo materiale per mettermi a girare il video. Quindi un prodotto lo troverete aperto e tutte le cose che vanno messe in frigo, ovviamente le ho messe in frigo ieri sera e poi le ho tirate fuori adesso per fare il video perché bene sì, gli youtuber un po' folli come posso essere io fanno anche queste cose. Quindi partiamo subito con le cose che poi andrò a rimettere in frigorifero. Vi faccio vedere due tranci di pesce spada che sono congelati. Io li compro spesso questi e mi trovo benissimo, sono veramente ottimi. Il pesce spada è confezionato in questo modo, ovviamente congelato, la marca è Vele Marine e io mi trovo proprio bene. Poi una cosa che io trovo solo al di più, non l'ho mai trovata in altri supermercati, sono questi spicchi di patate da cuocere in forno. Queste sono patate tagliate a spicchio, sono congelate e le potete cuocere direttamente in forno perché io adoro le patate al forno e non mi piacciono per niente quelle fritte. Quindi di solito anche quelle congelate io le vado a comprare con questa, diciamo, possibilità di cuocerle al forno e queste qua sono tagliate a spicchi, quindi mi piacciono molto di più di quelle tagliate, diciamo, a bastoncino, però tagliate in questo modo io le trovo solo al di più, almeno nella mia città, poi ovviamente non so come sia dalle altre parti. Poi una cosa che compro spesso e che in casa mia consumiamo tantissimo sono i piselli congelati. Poi ho preso uno yogurt colato, ricetta greca, con meno grassi e meno zuccheri della marca Face. Questi sono da 150 grammi, ne ho presi due, uno al cocco e uno alla vaniglia. Io questi li compro molto spesso e devo dire che mi trovo benissimo, mi piacciono molto. Addirittura a volte alla sera, se voglio tenermi un pochino più leggera, magari mangio un secondo e poi mangio uno yogurt di questi, magari con dei cereali, oppure vanno benissimo anche come colazione al mattino, se voglio cambiare, non voglio magari il cappuccino con i biscotti, mangio uno di questi yogurt con i cereali, poi magari ci metto un frutto oppure le fette biscottate con la marmellata, non so, poi dipende, però comunque sono veramente ottimi anche per andare a compensare un pochino un pasto che vuole essere un pochino più leggero o addirittura per colazione. Questi io proprio vi consiglio di provarli. Poi parliamo sempre di yogurt, però questa volta non si tratta di yogurt con pochi grassi, ma di yogurt golosi, quindi questi sono, diciamo, quelli che vanno a sostituire magari il budino, il dolce, insomma, quelle cose un pochino più sfiziose. E sono in particolare questi della marca Ciao e sono dedicati alle città europee. Sono veramente particolari, non li ho mai visti in nessun altro supermercato. Io in particolare ne ho preso tre, però ci sono anche altre varianti. Questo è dedicato a Parigi, ad esempio, vedete che c'è anche l'immagine di Parigi. Si chiama proprio Ciao Parigi e in particolare è con pera e scaglie di cioccolato. Invece questo è dedicato a Vienna, infatti vedete che qua c'è un'immagine, Ciao Vienna, e in particolare il gusto è strudel di mele. E poi come ultimo ho preso questo che è dedicato a Istanbul, eccolo qua, e in particolare questo ha nocciole e uvetta, quindi sono tre yogurt veramente golosi. Poi ce ne sono anche di altri tipi, mi sembra che ci sia anche quello alle noci, però non mi ricordo la città alla quale viene associato, però comunque ce ne sono da provare veramente tanti. Poi ho preso questi strudel con i fichi della marca Trevisan, questi invece li trovo anche al supermercato Conad, quindi non è un'esclusiva del di più, però li vendono anche lì e quindi li ho presi e sono abbastanza buoni come snack. Poi ho preso una confezione di guanti usa e getta, quindi niente di goloso.
Poi mi trovo benissimo con questi grissini della marca Del Grano. Questi sono grissini che si chiamano i fusetti tradizionali senza olio di palma e li trovo veramente gustosi per accompagnare pietanze come spuntino, come spezzafame, quindi come volete, però mi trovo veramente bene. Sono grissini un pochino più spessi e li trovo davvero gustosi. Poi ho preso una confezione di mandorle della marca Tucano. Queste sono molto buone, hanno un gusto particolare perché hanno proprio il gusto della mandorla. Quando masticate la mandorla di questa marca, vi sembrerà quasi di sentire il latte di mandorla all'interno del frutto stesso. È un po' particolare come gusto e devo dire che mi piace molto. Sento proprio la differenza tra questa marca e tutte le altre marche di mandorle già pronte, sgusciate, fatte in questo modo. E davvero le trovo diverse. Sono buone anche quelle di Lidl, ad esempio, della marca Alesto. Però queste hanno quella piccola differenza che comunque me le fa apprezzare di più. Poi ho preso un frutto tipicamente autunnale perché ho preso le castagne. Erano sfuse nel banco frutta, io ho preso un sacchettino di castagne perché ho proprio voglia di farmi delle caldarroste. Volevo andare a prendermele nel bosco, però diciamo che non c'è stata l'occasione, almeno non per il momento, e quindi le ho comprate già pronte. Poi ieri sera per la prima volta ho visto questi. Sono dei panini della marca Trevisan, si chiamano morbidelle perché sono dei panini quadrati abbastanza sottili. Non so se riuscite a vederli perché comunque la confezione non permette di vederli benissimo, però sono questi qua sono 4 ad esempio e sono così, abbastanza sottili. Sono con cereali e semi e sulla confezione c'è scritto 14% di fibre, 115 calorie a panino, 8 pratiche monoporzioni, quindi sono delle monoporzioni. Credo che possano andare benissimo, per accompagnare un pasto o magari, perché no, anche portarseli in ufficio, a scuola, insomma, ovunque dobbiate andare, da tenere magari come spezzafame, perché secondo me un pezzettino di queste cose, quando avete fame e dovete comunque ritardare il momento del pranzo, possono essere di grande aiuto. Questi non li avevo mai visti e mi è venuta subito la voglia e la curiosità di provarli. Poi ho preso una cosa della linea Bio che è questo farro soffiato, questo proprio farro soffiato che può essere molto utile per le preparazioni dolci, ad esempio farsi la cioccolata con il farro soffiato anziché con il riso soffiato potrebbe essere una bella idea. Comunque questo è farro al 100% biologico, contiene glutine perché comunque il farro contiene glutine. E può contenere tracce di soia, frutta a guscio e latte, quindi tenetelo presente se avete delle intolleranze. Però io per fortuna per il momento intolleranze non ne ho, quindi diciamo che sono cose sulle quali io sorvolo sempre. Però comunque mi incuriosiva tantissimo provare questo farro soffiato. Lo vedevo sugli scaffali, l'ho sempre visto, non mi decidevo mai a provarlo. Questa volta ho deciso che farò questa prova, questo esperimento, farò magari dei dolci con il farro soffiato e vediamo cosa viene fuori. Poi ho preso una cosa classica che trovate in qualsiasi supermercato del mondo, credo che anche il panificio lo venda, e sono i Kellogg's integrali con i frutti rossi. Quindi su questi non mi ci soffermo perché sono sicura che è un prodotto straconosciuto. Altro prodotto che trovate ovunque è il passato tradizionale di verdure della Knorr, quindi anche questo diciamo che è conosciuto e non mi ci soffermo. Poi della marca Semplicemente Frutta ho preso la banana essiccata. Io non l'avevo mai provata questa, avevo provato altre tipologie di frutta, questa mi mancava e mi ha ispirata, quindi ho pensato di provare a prenderla. Poi altro prodotto conosciutissimo sul quale non c'è niente da dire è la Coca-Cola, quindi su questa non dico nulla perché è una semplice bottiglietta di Coca-Cola. Poi della marca Hero ho preso il rosti di patate, questo è buonissimo, mi piace molto e inoltre devo dire che nella mia città io lo vedo solo al Di Più, non l'ho mai visto in altri supermercati, nemmeno all'Ipercop l'ho visto questo.
E non so se è un'esclusiva del di più o no, perché comunque la marca Hero è abbastanza famosa, fanno le marmellate ad esempio, però questo prodotto nella mia città io lo trovo solo al di più e devo dire che l'ho provato e scoperto già da un po' e quando mi capita sotto gli occhi lo prendo. Poi della marca Mulino Bianco, quindi anche queste conosciutissime, ho preso le piadelle integrali, avevo provato quelle bianche, ma quelle integrali ancora no, quindi ho pensato di porre rimedio a questa mancanza. Poi ho preso una confezione di pasta madre essiccata della marca Fior di Molino, mi trovo benissimo con questa, faccio il pane, la pizza, faccio qualsiasi cosa, mi trovo veramente bene. Poi ho preso una confezione di croissant integrali, quindi brioche integrali per la colazione della marca Vita Libre, che sono un pochino più leggere, senza olio di palma, quindi leggermente più sane. Poi una confezione di tacchino in scatolato come se fosse il tonno. Io questo lo metto spesso insieme alla pasta, magari la pasta di legumi, perché sapete che la pasta tradizionale a me non piace più di tanto, però la pasta di legumi sì, e quindi magari lo condisco con questo tacchino. C'è anche il pollo, io questa volta ho preso solo il tacchino, oppure insieme all'insalata, ho anche mangiato così con un contorno. Devo dire che non ha niente da invidiare alla classica scatoletta di tonno, solo che in questo caso non è pesce, ma è tacchino e quindi, insomma, ogni tanto sono quelle cose pratiche che utilizzo. Poi ho preso un sacco di mele rosse, queste qua, che sono della marca Pink Lady, eccole qua, e sono molto belle esteticamente, nel senso che hanno questo rosso che sembra quasi rosa e devo dire che sono molto molto gustose, mi piacciono molto queste mele, devo dire per onestà che costano un po' di più rispetto alle altre, però insomma noi comunque siamo solo in due, non è che mangiamo quantità industriali di cose, quindi anche se ogni tanto spendo un po' di più per le mele, pazienza, sono comunque gustosissime. E poi l'ultimo prodotto è questa confezione di arachidi, questi qua da sgusciare, perché sono quelli diciamo nel guscio. Devo dire che questi mi piacciono ogni tanto, non sono una grande consumatrice, però ogni tanto, comunque per alternare un po' la frutta secca e non mangiare sempre mandorle, mi piace comunque mangiare anche questi. Questa era tutta la mia spesa al di più, fatemi sapere nei commenti se conoscete i prodotti che vi ho mostrato, a parte quelli classici tipo Kellogg's, eccetera, ma quelli magari un po' più particolari, se li avete visti in altri supermercati che non siano il di più. Io come al solito vi invito ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, mettete un like al video se vi è piaciuto e vi mando un bacio enorme.